parte nostra. Renato, non è semplice da parte nostra riuscire ad esprimere delle verità in un sistema che ha fatto della menzogna la regola, il suo modus operandi. Ma i cittadini sanno tutti i giorni quello che è il sacrificio delle divise, ed è per questo che noi rappresentiamo le istituzioni che sono al primo posto oramai da sempre nel gradimento pubblico, la prima istituzione in cui i cittadini pongono la loro fiducia, e ben sanno che il sistema che difendiamo non ci appaga. Io ringrazio tutti voi e tutti coloro che ci seguono da casa con i live. Mi auguro che i rappresentanti della stampa possano selezionare le nostre parole in maniera adeguata per poter trasmettere questo nostro grido d'allarme. L'apparato della sicurezza e del soccorso pubblico è vicino al collasso funzionale dovuto a questi tagli. Non possiamo tagliare uffici per potenziarne altri, perché sguarniamo fette di territorio, non possiamo chiudere specialità, non possiamo lasciare le carceri sguarnite dal numero di operatori adeguati, e non possono i colleghi dei vigili andare con dei mezzi veramente di 40 anni fa. E soprattutto devo dire anche questo: chi ci sta a casa, chi sta a casa e ci aspetta, patisce le nostre sofferenze e a volte patisce anche l'ingratitudine di un sistema che non ci corrisponde adeguatamente. Questo non per autoreferenzialità, per fare delle valutazioni bisogna fare delle analisi comparate. Compariamo i nostri trattamenti economici e i sacrifici delle nostre famiglie alla media europea dei paesi omogenei politicamente, economicamente e socialmente al nostro, e noi vedremo che siamo il fanalino di coda. Se serve una riforma deve essere fatta, ma i tagli lineari si sono scaricati su di noi e sulla comunità del paese, sui cittadini, in maniera devastante. Il governo nella legge di stabilità dovrà assumersi questa responsabilità. Grazie a tutti, grazie di essere stati con noi, grazie ancora. Tutti sulle bandiere! Thank you.